Lotta allo spaccio, i poliziotti fermano un uomo con 55 grammi di hashish e scatta la denuncia. Per il ponte di Ognissanti la spesa di strutture alberghiere registrano il tutto esaurito. Federlogistica, Merlo lancia l'allarme, il disegno egemonico della Cina sui porti occidentali rappresenta un pericolo. Lavori sul ponte della Colombiera, istituita una modifica temporanea all'area del cantiere per agevolare la viabilità. La pietra secca, un tesoro da tramandare alle giovani generazioni, una settimana di incontri sul Monte Caprione. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a una nuova edizione del TLS Giornale. Apriamo con la cronaca, una denuncia per detenzione di droga con il fine di spacciarla. Il bilancio del controllo condotto ieri dalla Polizia di Stato nel quartiere Umbertino, gli agenti transitando per quella zona hanno notato due giovani che alla vista delle divise hanno cercato di allontanarsi. Sono stati fermati e i poliziotti hanno trovato addosso a uno dei due 55 grammi di hashish e 315 euro in banconote di piccolo taglio. Così è scattata la denuncia. Cambiamo argomento. Sarà la fortuita e fortunata collocazione del calendario di quest'anno che fa cadere la festività di Ognissanti nella giornata di martedì, ma certo è che gli italiani mostrano di non voler assolutamente rinunciare alla possibilità di una vacanza regalata da questo strategico ponte del 1° novembre. Alla Spezia quasi tutto esaurito nelle strutture alberghiere, complici anche i campionati di danza sportiva che in questi 4 giorni porteranno in città oltre 3.000 atleti. Ce ne parla Selene Ricco, le immagini sono di Sergio Diofili. Il ponte del 1° novembre conquista gli italiani alla Spezia, le strutture alberghiere continuano a lavorare a pieno ritmo, complice la fortuita e fortunata collocazione nel calendario di quest'anno che fa cadere la festività di Ognissanti nella giornata di martedì. Da quello che insomma si registra nella nostra provincia è quasi tutto completo, ci aiuta anche il bel tempo perché comunque ci ha dato una grossa mano quest'anno. Secondo Federalberghi a mettersi in viaggio infatti saranno circa 11.800.000 concittadini, ovvero quasi il 20% della popolazione, con un conseguente giro d'affari di 3,45 miliardi. Ma se le strutture ricettive nello Spezzino sono quasi al completo, il merito è anche della concomitanza con il campionato nazionale di danza artistica sportiva, che dal 29 ottobre al 1 novembre porterà in provincia circa 3.000 atleti per una stima totale di 4.000 persone che soggiorneranno e visiteranno la città. I dati sono che il 62% degli italiani non andranno in vacanza per motivi economici. Ecco, possiamo dire che comunque è l'ultimo ponte, è l'ultima fiammata della stagione, perché poi proprio dalla domenica prossima le camere in vendute sono molte. Nonostante lo scenario che si presenta sia tutto sommato positivo, il desiderio di viaggiare in occasione del ponte rappresenta certamente l'ultimo guizzo d'estate. Inoltre, i fortissimi rincari legati al tema dell'energia pesano sui cittadini e sulle imprese. Questo trend potrebbe fermarsi, anche perché le famiglie con le bollette, con il caro energia, sicuramente per il prossimo anno potrebbero avere dei problemi a fare le vacanze. Ci aspettiamo comunque quello che sta già facendo il nuovo governo, dei provvedimenti che tendano a comunque mitigare questi rincari. Parliamo di economia, basta parlare da un lato di ingenuità nella valutazione dei progetti, dall'altra di pregiudizio rispetto a normali progetti commerciali. Il disegno egemonico della Cina sui porti occidentali rappresenta un pericolo. È il commento di Luigi Merlo, presidente di Federlogistica Conftrasporto, all'indomani della notizia della possibile cessione di interessi cinesi di almeno il 25% del porto di Amburgo. Confondere lo sviluppo dei traffici tra Europa e Asia con un disegno egemonico a livello globale, afferma Merlo, è nella interpretazione più benevola un peccato di ingenuità.
Merlo aggiunge e conclude: la mancata emanazione del regolamento sulle concessioni terminalistiche che attendiamo da ben 28 anni e la mancanza di un'effettiva regia strategica sulla politica portuale hanno aperto falle nel sistema strategico dei porti, lasciando spazi a potenziali rischi di cessione di sovranità ad altri paesi su asset fondamentali per l'Italia. Di qui la richiesta di una gestione nazionale attenta che risponda alla confermata fedeltà atlantica del Paese, conclude la nota. Spostiamoci in Val di Magra in occasione del ponte per la festività di Ogni Santi. Viste le problematiche di viabilità emerse in questi giorni nel comune di Amelia relativamente al cantiere aperto per il ponte della Colombiera, la struttura commissariale di Regione Liguria ha raggiunto in accordo con la ditta una modifica temporanea dell'area di cantiere attraverso la costruzione di un'apposita viabilità al fine di agevolare il raggiungimento della località di Bocca di Magra. A partire dalle 17 di domani 28 ottobre fino alle 7 di mercoledì 2 novembre verrà consentito il transito veicolare su via Pisanello con senso unico in direzione Bocca di Magra, unica direzione consentita uscendo appunto da via Pisanello. Dalle 7 del 2 novembre la strada richiuderà al fine di consentire la ripresa a pieno ritmo delle lavorazioni in corso. Si valuterà di riproporre l'opzione di apertura avvenuta per questo ponte di Ogni Santi, si legge in una nota della Regione Liguria, in occasione di particolari festività in futuro, visto il perdurare delle lavorazioni sul ponte della Colombiera, al fine appunto di agevolare il più possibile la viabilità della zona. Il termine per il cantiere della stazione di pompaggio è previsto per i primi mesi del 2023. La riforma della giustizia. Quali risultati per i cittadini? È il titolo dell'incontro che si è svolto questo pomeriggio nella sala multimediale di Teleliguria Sud. Ce ne parla Jacopo Cidale, le immagini sono di Sergio Riofili. L'associazione di cui io faccio parte, che è l'Unione Nazionale delle Camere Civili, sostiene che questa riforma produca dei danni ai cittadini, perché io parlo ovviamente dal punto di vista del diritto civile e del processo civile. Ha introdotto in virtù e per avere una efficienza e una tempestività, come vuole che si dica l'ex ministra Cartabia. Per questa efficienza si imporgono delle sanzioni ai cittadini che accedono al processo con lite temeraria, si pongono delle sanzioni che quindi riducono i diritti dei cittadini, si riduce il tempo agli avvocati per le proprie memorie e non si fa invece quello che a mio parere l'Europa veramente vuole. L'Europa non ci ha dato i soldi per cambiare il rito, ci ha dato i soldi per cambiare le strutture, per aumentare il numero dei giudici, per aumentare il numero dei cancellieri e per aumentare la digitalizzazione. Se non si fa questo, si è fatto un cattivo servizio ai cittadini. Voi chiederete a gran forza un incontro con il nuovo ministro? Abbiamo chiesto un incontro con il nuovo ministro e il nostro presidente, l'avvocato Antonio De Notari Stefani, fa parte di una commissione che è stata istituita per monitorare il funzionamento del processo. Diritto di cronaca e indagini della magistratura, quanto è sottile questa linea? Il problema di fondo è con la riforma Cartabia che purtroppo questo confine rischia di essere non una cortina di ferro, perché è stato introdotto in tema di oblio un tipo di normativa che limita la comunicazione giudiziaria, quindi riduce il diritto di cronaca, il diritto dei cittadini di essere informati e di avere un'informazione trasparente sull'attività giudiziaria. E lo stesso vale per la cosiddetta presunzione di innocenza, di non colpevolezza, che è uno dei cardini del nostro sistema come giornalisti di deontologia, nei doveri del giornalista, cioè una norma con adeguata sanzione e che invece qui fa sì che poi a decidere quali siano le notizie da dare da parte delle fonti inquirenti ai giornalisti e quindi all'opinione pubblica sono i magistrati, il che è un problema perché insomma chi ha il senso della notizia e deve giudicare se una notizia è di interesse
collettivo, di interesse generale, e quindi va trasmessa al pubblico, è il giornalista che svolge un ruolo, si dice, di watchdog, cioè di cane da guardia dell'opinione pubblica, controllando l'attività dei poteri inquirenti e delle forze dell'ordine. Si è chiuso con 6 domande e 493.000 euro di contributi richiesti il bando regionale dedicato ai comuni liguri per la ristrutturazione edilizia dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata presenti sul territorio per il loro riutilizzo a fini di utilità sociale. È il dato conclusivo annunciato dall'assessore regionale alla sicurezza Andrea Benvenuti alla scadenza della misura da 500.000 euro attivata da Regione Liguria in favore degli enti locali. Sfruttamento e insicurezza sul lavoro. Le statistiche sono preoccupanti, ma c'è un forte impegno a combattere il fenomeno. È il tema delle carte in tavola, la nota settimanale a cura di Renzo Raffaelli. Vediamo. Alla Spezia qualcosa si muove sul fronte della lotta contro lo sfruttamento del lavoro, un fenomeno odioso che presenta aspetti sociali ma spesso anche penali. C'è un protocollo per contrastare in particolare il caporalato nel settore degli appalti e subappalti della nautica, un protocollo che impegna imprenditori, sindacati e enti pubblici sotto la supervisione della prefettura, e nei giorni scorsi, in occasione della settimana sulla sicurezza del lavoro, si è tracciato un primo bilancio delle iniziative sul piano dei controlli e della formazione dei lavoratori. Alla Spezia il dramma dello sfruttamento era venuto alla luce con grande clamore nel febbraio di 2 anni fa, quando la Guardia di Finanza effettuò arresti e perquisizioni a conclusione di un'inchiesta che fece emergere una realtà sconcertante: la vendita di manodopera nel comparto della nautica ad opera di una società. Nel maggio dello scorso anno ci fu un primo processo con 7 imputati che patteggiarono, tra cui un bengalese di 37 anni, amministratore di quella società che vendeva braccia di lavoro. Venne fuori nel processo che quei lavoratori erano pagati 4 euro l'ora, che non erano retribuiti se in malattia e che lavoravano in un clima di forte intimidazione. Alcuni di loro, però, avevano deciso di votare sacco e avevano fatto scattare l'inchiesta che ha messo a nudo i gravissimi abusi negli appalti del ricco settore dei super yacht. Ma nel mondo del lavoro non c'è soltanto lo sfruttamento da combattere. Ci sono le normative sulla sicurezza che vengono disattese e che sono la causa della maggior parte degli infortuni. In Italia, dall'inizio dell'anno, di quest'anno, si registrano 3 infortuni mortali ogni giorno. Sì, ci sono 3 morti ogni giorno. Alla Spezia, per fortuna, sono in calo gli infortuni mortali, ma non le denunce per infortunio. Nel paese sono aumentate nel giro di un anno del 40% e nella nostra provincia l'aumento è stato addirittura del 77%. I settori più colpiti sono la sanità, con medici e infermieri in prima linea, i trasporti pubblici, gli enti statali e locali, il commercio e l'edilizia. Un'isola felice è il porto, dove il rischio di infortuni è oggettivamente alto, ma i protocolli sulla sicurezza e la formazione dei lavoratori hanno consentito di evitare molti incidenti. Ecco una strada che dovrebbe essere percorsa in tutte le aziende. Ricordiamo che domani, a partire dalle 8.30, si terrà la giornata di studi sulla nutrizione artificiale di lunga durata. I lavori saranno introdotti da un intervento di Sua Eccellenza Monsignor Luigi Ernesto Palletti, vescovo della Spezia Sarzana e Brugnato. Il convegno è accreditato ECM per le professioni sanitarie. Cambiamo argomento. La costruzione in pietra a secco è un grande patrimonio culturale da tramandare alle giovani generazioni. Con questo obiettivo, in questi giorni si sta svolgendo sul Monte Caprione la prima edizione della Settimana Nazionale di Sensibilizzazione sull'arte della pietra a secco. Il servizio è di Vimal Carlo Gabbiani, le immagini di Davide Morino. Entra nel vivo la prima settimana nazionale dedicata all'arte della pietra a secco. Protagonisti assoluti l'Erici e il suo Monte Caprione, attraverso una costruzione antichissima e ricca di fascino, il Cavaneo. Oggi quello che era un sogno, un'idea da sviluppare, che non si pensava quasi che si potesse arrivare, perché non è stato facile, è realtà. In realtà grazie a chi ci ha creduto, come Joshua Pagano, che all'interno della nostra associazione sin dal primo giorno si è veramente battuto e dato da fare, a fare progetti, a trovare gli accordi, a coinvolgere le persone, a coinvolgere noi stessi dell'associazione.
E grazie al comune, grazie ai proprietari dei terreni che ci hanno messo a disposizione con dei comodati d'uso gratuito, non è facile da trovare, gente così lungimirante. E poi la ciliegina sulla torta è stata quella della questa occasione con ITLA, dove a seguito di un finanziamento del Ministero delle Agricolture e Foreste siamo arrivati a avere la possibilità di ospitare la settimana nazionale, la prima settimana nazionale e il primo incontro convegno internazionale al Castello di Lerici sull'arte della costruzione con le mani, perché è quello che conta, di tutti quelli che sono i manufatti in pietra a secco. Un progetto nato da ITLA. Sì, buongiorno. ITLA è un'associazione che nasce come alleanza mondiale per il paesaggio terrazzato, che ha lo scopo di promuovere i paesaggi terrazzati. Noi siamo la sezione Italia che fa parte di questa alleanza mondiale che ha già prodotto vari incontri mondiali, che siamo partiti dalla Cina, nel Perù. Il terzo incontro mondiale è stato in Italia ed è stato quello che ha promosso veramente molto ITLA e le sue attività e che ci ha aiutato a decollare. E in questo momento stiamo facendo qui una settimana a Lerici, riprendendo un terreno con dei muretti spettacolari, facendo un cantiere con corsi, e con il convegno internazionale sarà anche questo una finestra importantissima sia per le comunità locali sia per ITLA. E su questo argomento, dunque sulla prima edizione della settimana nazionale di sensibilizzazione sull'arte della pietra a secco, ci sarà un approfondimento anche nella trasmissione Coinè a cura di Marco Bartolini, che andrà in onda domani sera alle 21.30. Invece si svolgerà sabato al Ca Lune di Paolo Bosonia, Castelnuovo Magra, la conferenza Il DNA racconta la nostra storia. Argomento: l'utilizzo dei dati genetici per lo studio della popolazione della Lunigiana. Vediamo il servizio di Italo Lunghi, le immagini sono di Sergio Diofili. Sabato prossimo il Lions Luni preparerà un convegno particolare. Lo scopo è di studiare la popolazione della Lunigiana attraverso dei sistemi genetici, il cromosoma Y, il DNA mitocondriale e il DNA autosomico, tratti da un test che si chiama un genoma completo, quindi testiamo tutto il DNA, con un test tra i migliori al mondo, e quindi ci aspettiamo veramente dei grandi risultati. Ecco, tecniche appunto particolarmente scientifiche di altissimo livello, e che cosa vi aspettate? Beh, ci aspettiamo allora attraverso il cromosoma Y di proprio studiare la storia delle linee paterne che riguardano gli uomini. Poi c'è anche il DNA mitocondriale che invece segue la linea materna. Ricostruiamo due linee delle nostre madri e dei nostri padri. Ecco, un momento significativo di confronto, ci saranno dei relatori di prim'ordine. Sì, il professor Paolo Francalacci è un genetista conosciuto in tutto il mondo. Ha già fatto diverse pubblicazioni nelle maggiori riviste scientifiche e infatti è un gesto culturale questo, perché poi la Lunigiana, questi studi poi vengono pubblicati, quindi il nome Lunigiana sarà sotto i riflettori per molto tempo, perché un test del genere non ha molti precedenti. Noi contiamo di testare almeno 100 uomini, perché i maschi hanno tutti questi sistemi genetici. Sarà un test gratuito, questo è importante per i volontari, del tutto anonimo, basterà solo un po' di saliva, quindi non è un test invasivo, questo è importante. Il convegno è aperto a tutti? Certo, il luogo non è enorme, però insomma noi ci aspettiamo un bel pubblico. Confartigianato, Imprese La Spezia organizza una sessione del corso per addetto all'utilizzo di piattaforme levabili della durata di 8 ore.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'ufficio Formazione Confartigianato oppure al numero di telefono 0187 286604. Apriamo la pagina sportiva. Hockey su pista ferma la Serie 1 per la nazionale. A Sarzana riflettori sulla seconda squadra del Gemma Innovation impegnata in Coppa Italia di Serie A2. Vediamo il servizio di Andrea Catalani. Ferma la Serie A1 in ossequio al campionato del mondo al via in Argentina, la Sarzana dell'Hockey volge l'attenzione alla Serie A2 dove è impegnata la seconda squadra rossonera e nella Coppa Italia di categoria quest'ultima va mietendo i primi risultati positivi con un pareggio a Viareggio in casa dei Pumas per 5-5, a segno per i sarzanesi Lavagetti, Rispogliatti, Tognacca e due volte Angeletti. Ironia della sorte, diciamo che in un certo senso ci voleva questa interruzione del campionato di Serie A1 causa campionato del mondo, così si parla anche di una Serie A2 che in fin dei conti direi che lo sta meritando. Ormai siamo al quarto anno, se non erro, quindi ormai diciamo che i giovani stanno crescendo bene e ormai meritano questa categoria piena. Dunque vogliamo raccontarla e lanciare lo sguardo al prossimo impegno. È stata una partita molto combattuta fino alla fine, dove potevamo vincerla, potevamo anche perderla, quindi alla fine un pareggio va bene, in trasferta, in un campo difficile. E adesso sabato sarà una partita difficilissima e speriamo di essere all'altezza. Parliamo dello Spezia Calcio, mattinata di lavoro per le Aquile che anche oggi si sono allenati al Comunale di Follo in vista della sfida casalinga contro la Fiorentina. Seduta di allenamento prevalentemente tattica che si è poi conclusa con una partitella su campo ridotto. Tutti a disposizione tranne Bastoni e Kovalenko per i quali si teme uno stop fino alla ripresa successiva ai campionati del mondo. Dello Spezia del campionato di Serie A si parlerà questa sera a Voglia di Spezia in onda su Teleliguria Sud alle 21.30. E per questa edizione del TLS Giornale questa era davvero l'ultima notizia. Io vi lascio alle previsioni del tempo a cura di Limet, Centro Meteo per la Liguria e buon proseguimento di serata su Teleliguria Sud. Arrivederci. Tutti da Paolo Bonino, vediamo le previsioni per venerdì 28 ottobre in Liguria. Alta pressione protagonista sull'Italia con tempo soleggiato e stabile, almeno fino al weekend. Temperature superiori ai valori normali. Ma andiamo nel dettaglio sulle previsioni per domani. Venerdì 28 ottobre, c'è davvero poco da dire perché il tempo sarà soleggiato ovunque, da segnalare soltanto il passaggio di velature dell'arco della giornata da ponente a levante, qualche nube bassa associata a qualche banco di nebbia sui versanti padani al mattino in via di dissolvimento. Ventilazione debole o moderata da nord sul settore centro-occidentale della costa, debole variabile altrove, mare poco mosso, temperature in ulteriore e lieve aumento. Lungo le coste prevediamo minime tra 16 e 21 gradi, massime tra 22 e 26 gradi. Nell'interno minime tra 8 e 16 gradi, massime tra 19 e 24 gradi. Se volete ulteriori informazioni andate sul sito www.centrometeoligure.com e non dimenticate di scaricare la nostra app di Limet.